Divertimenti allora non erano molti, le persone raccontano che frequentavano le feste religiose perché era un modo per vivere la fede, ma anche per socializzare, per incontrare altre persone, conoscersi e quindi anche divertirsi. Quindi la chiesa fino a qualche tempo fa era proprio, era vissuta, c'era il prete, c'era. Sì, tre volte era vissuta perché c'era il prete che c'è sempre voluto da Corinaldo, ma dopo c'era la festa, dopo c'era quando era l'ottavario di morti, si andava su al cimitero con tutte le candele, con la carta d'intorno, tutta la processione andava su per la salita e qui a Santa Bologna andavano oltre lì al cimitero e ci rincontravamo. L'ottavario di morte. Ma la festa più importante della chiesa qual era? Il lunedì di Il Pasqua, lunedì di la Pasqua. Pasquetta. Lì allora la gente, la volta dalla crucilla, la rotatoria fino a quel contadino giù, strada tutta piena di gente. Non ti salvavi. La sentivano C'era la giù chiesa? l'area del contadino, c'era tre osterie a vendere il vino. Le Corinali scendevano giù a vendere per quel giorno lì. Quindi la gente, insomma, ce n'era C'era parecchia. perché ce n'era uno che vendeva avanti alla chiesa del vino e tre laggiù. Laggiù giocavano alla boccia, alla morla. Ah, la morla? Che gioco è la morla che non lo conosco? Buttavano giù 7, Ah! 6, 5. La morra, io ho detto, la morla è. E anche lì come. Era anche proibita se Quella. volevano. Come mai volevano? Perché giocavano i soldi? No, perché si ubriacavano, dopo una questione, e si sentiva i carabinieri a giocare alla morla, poi veniva lì. A Castelvecchio c'era sempre la festa, ma c'era sempre il cortlato, la festa aspettavano qualcuno. Era difficile che a Castelvecchio c'era la festa, che c'era qualcuno che aveva avuto la coltellata.